Dio, guarda quanto. Mi baci. Come ha detto di grazia. Besami, Bobo. Mi baci. Gesù, mi ripete se vuoi. Ma mi dà un vestito. Mossa nera. Sì. Figlia ferita. Perdita. Signorina, la prego in ginocchio di scusarmi. Ma perché? Io sono un vecchio pazzo. Che ne puoi importare di una donna morta tanti anni fa? Morta? Sì. Peccato. È morta 50 anni fa. Io l'amavo allora, 50 anni fa. Già. La chiamavano Gitana. Sì. Zindara. Sì. Ed era una zindara. La chiamavano la Giura Nera. Andalusia, sì. Come tempi era la baciata di Madrid, capisce? 50 anni fa, 1970, lei sa che cantava e danzava lì per l'età di Alta! Tutti impazzivano per lei, vai la gitana e dai con le castagnette, capisce? Allora io ero giovane, lei era... Una zingara! Una zingara, tutta a fuoco! Dio, non si può dimenticare. A volte le spettatrici in camerino mi chiedono se sia stata la vita a plasmarmi questo carattere. Sono sempre stata così, fin da ragazza. In cima ai miei pensieri non ci sono mai stati una famiglia, un marito, una vita agiata. E ora eccomi qua, indipendente, zitella, felice. Single? Quando mi chiedono se sono single mi arrabbio, perché mi fa paura non chiamare le cose con il loro nome. Fare finta che la sostanza sia un'altra. Sono zitella. E ho sempre sperato di incontrare un principe azzurro, non un marito. Qualche volta mi sento Medea. Non perché riesca a capire l'orrore di cui si è macchiata. Non riesco neppure a pensarci. Ma ci sono giorni in cui mi sembra di avere in comune con lei una disperata solitudine. La solitudine è la più grande fatica dell'attrice. Ti pesa nell'anima, quella che ti accompagna ogni giorno in questa vita da zingari, e quella più profonda che ti prende dopo la recita, quando si spengono le luci del camerino e si chiudono le porte del teatro. Fare la vampa al cinema per un po' mi è piaciuto. Si vede che questo fatto di non essere mai stata considerata bella in fondo mi seccava. Anche se interpretare una donna brutta professionalmente può essere più lusinghiero, perché si può puntare soltanto sulla bravura. Il successo non mi ha cambiato il mio modo di essere. Più ancora che gli applausi, io amo il lavoro. A volte mi vergogno quasi a dirlo. So quello che si può pensare, che io parli così perché sono una privilegiata, perché la mia stanchezza non è mai quella di chi sta a una catena di montaggio, perché i momenti in cui sento di avere trovato quel gesto, quel tono, sono emozioni impagabili. Faccio teatro proprio per questo, perché mi consente di non volare in basso, a costo di farmi venire l'ulcera. Per il teatro ho rinunciato a tante opportunità di lavoro. Le più grandi? Secondo me, certe proposte di Hollywood. O chissà che invece non sia stata proprio la prima domenica in del dopo Baudo.
Mi avevano offerto un contratto d'oro, ma io ero in tournée con Vestire gli ignudi di Pirandello e ho rifiutato. Mia madre me lo ha sempre rimproverato. Per anni mi ha ripetuto: avresti potuto diventare un altro Pippo. Non capisco i giovani che non studiano. Non capisco i colleghi della mia età che non vanno a teatro se non quando recitano, che sanno contemplare soltanto se stessi. Passione è anche desiderio, desiderio di conoscere, sempre meglio, sempre di più. Recitare non è soltanto un gioco del dire e del fare, è una cognizione del dolore e della felicità che si raggiunge cercando di vedere quello che sta dietro la battuta. Ho sempre un pensiero dominante quando affronto per la prima volta un personaggio e quando recito. Se lo capisco io, può anche passare al pubblico, per quanto sia difficile. Io ho il dovere di capirlo, così come il pubblico ne ha il diritto. Non mi interessano gli stili, non mi interessa il mestiere. La cosiddetta disinvoltura degli attori mi irrita. Detesto quelli che entrano in palcoscenico, così come in una stanza, in una riunione, in un gruppo di amici o conoscenti, con la tipica aria sciolta e vincente. Meglio mantenere una freschezza pensante. Se fossi chiamata a insegnare in una scuola, e non è escluso che la si faccia prima o poi, è proprio questo che vorrei dire ai ragazzi. Non ho formule o ricette per arrivare al cuore del pubblico. Come persona che non si era mai voluta raccontare, perché Mariangela era, chi lo sa, forse tanti diranno giustamente, diffidente nei confronti dei giornalisti e dei critici, non li cercava assolutamente. Sulla ribalta ci stava con i suoi spettacoli, con i suoi personaggi, e quindi prima di aprirsi e di confidarsi doveva avere la fiducia della persona che va di fronte. E questo mi ha fatto molto piacere, perché ho capito subito che non avrei potuto raccontarla soltanto attraverso gli episodi della sua vita, ma attraverso i suoi personaggi. Lei si specchiava, e difatti il libro La vita di Mariangela passa attraverso questo filtro, è lo specchio in camerino, è la donna e la maschera poi fino a un certo punto, perché ci è compenetrata fino all'ultimo. Di fronte a tutti i suoi grandi personaggi classici e contemporanei, lei si chiedeva sempre che cosa avessero a che fare con la sua vita, ma soprattutto che cosa avessero ancora da dire agli spettatori di oggi, alle donne di oggi in particolare, e questa è la sua grandezza, indimenticabili. Subito il mio approccio così dietro alle quinte è stato di curiosità: come si fa a essere allo stesso tempo una star e un'antidiva? E qui lei mi ha detto una cosa che poi era in perfetta sintonia ancora con Ronconi, cioè io vorrei dire a tutte le giovani che non è tanto importante essere una star, ma vedere e decidere subito quando si è ragazze in quale firmamento si sia deciso di brillare. Ecco, quindi diciamo che con tutte le giovani, forse anche che si impegnano, la vita purtroppo oggi è molto più avara di quanto sia stata con Mariangela, perché ci sono delle ragazze piene di talento e di intelligenza che poi non raccolgono nessun risultato. Purtroppo la società è crudele, ma è comunque estremamente importante, secondo me, che seguano il percorso di una persona che ha seguito sempre la cultura del fare e non dell'apparire. Ecco, io direi, lo abbiamo scritto, lo abbiamo fatto, l'abbiamo pensato con lei, sì, per fare conoscere la grande letteratura drammaturgica che lei ha affrontato, però anche per dire qualche cosa a tutte le donne che lavorano. E quel qualche cosa è: non viviamo solo d'immagine, impegniamoci. Un'altra cosa bella che mi ha raccontato, che quando lei
Lavorava come vetrinista alla Rinascente. Con il suo primo stipendio si pagò il corso di recitazione e un libro. Ecco, un libro. E la mamma le disse: ma com'è possibile? Tu non avevi mica tanta così voglia di studiare e col primo stipendio ti compri un libro. Ecco, anche questo è un messaggio per i giovani d'oggi. Ecco, la Hollywood, c'è sempre questo, non la rimpiange perché capisce che è una macchina che stritola, capisce che il suo vero lavoro è qui. Ecco, poi ci sono tante altre cose, però io credo in questo momento che di non dire una cosa quasi blasfema, visto il contesto in cui la ricordiamo, dicendo che sì, vorrei che ci aiutasse quello che ho registrato di lei a capire meglio il teatro, ma a capire anche meglio una persona che può insegnarci molte cose umanamente. Non ci sono state ville nella mia infanzia, non ci sono governanti né viaggi nelle capitali d'Europa. La mia infanzia non è stata felice. Avevo una malattia che mi ha sempre fatto sentire diversa. Questo ha fatto scattare in me una gran voglia di rivincita nei confronti delle fragilità che riconosco di aver avuto. Proprio l'infelicità dell'infanzia è stata per me l'incentivo per conquistare una grande carica vitale. In mesi mi sembra di riconoscere una me stessa che non ha avuto la capacità e la fortuna di farcela. Prigioniera della propria paura del mondo, mesi non è riuscita a crescere, a diventare adulta, a rimarginare quella ferita che in modi diversi appartiene all'infanzia di tutti noi. Ogni sera recitandola vado gratis dallo psicanalista. Mamma, ai tempi del mio debutto con Streller nel Nos Milan di Bertolazzi, stava seduta in platea al fianco di Renzo Arbore, che allora era il mio compagno. Doveva tradurre per lui, che essendo foggiano rischiava di non capire proprio niente. Ma dimenticò quasi subito il suo compito. Era troppo impegnata a criticare me. Si sentiva a disagio di fronte a quel mio dialetto. Fai finta. Chi ti conosce bene capisce benissimo che ormai da queste parti ci vieni poco. Mia madre è morta mentre mi stavo riavvicinando a lei. Ha sempre vissuto per la famiglia e a suo modo mi è sempre stata vicina. Ma ci siamo capite tardi. Questa che sto per dire è una cosa difficile da confidare, perfino a me stessa, e so che la farebbe soffrire. Eppure io, per anni, da bambina e da ragazza, ho vissuto con la sensazione che lei non riuscisse ad accettarmi. La vedevo orgogliosa di mio fratello maggiore, alto e bello e forte come papà. La vedevo serena con mia sorella più piccola. Io invece avevo l'impressione di crearle una specie di inconfessabile disagio nei confronti del mondo. Abbiamo vissuto insieme per anni, senza mai parlarci sul serio. Da bambina sono stata una diversa mio malgrado, poi ho voluto esserlo. Ho trasformato il mio handicap nella conquista di una faticosa unicità. Ma purtroppo non ho mai avuto la sensazione che mia madre mi fosse complice in questo cammino. Me l'ha trasmessa invece papà, sempre. Anche quando veniva a tirarmi via dal bar Giamaica, prendendomi per un orecchio e trascinandomi umiliata a casa. L'amore va coltivato. Per noi che facciamo questo mestiere è molto difficile trovare spazio e tempo da dedicare all'amore. Senza contare che se non ti sei sposata da giovane, poi diventa sempre più difficile trovare una persona che tu abbia voglia di capire e di sopportare. Anche non essere capace di farti rinunciare alle tue abitudini e alle tue libertà, anche le più banali.
come rientrare in casa la sera e non avere altro a cui pensare che metterti in ciabatte, riempirti la faccia di crema e tuffarti nel tuo giallo preferito. Per gli uomini è lo stesso, non hanno più voglia di rischiare. E mi sembra che sia non sia soltanto un problema generazionale, purtroppo. La nostra epoca vive di tanti mali, ma è come se avesse smarrito quello della passione amorosa. Prendiamo l'eterno bivio della mia vita, tra amore e lavoro. Ogni volta, al momento di scegliere, mi sono chiesta di che cosa avrei potuto fare a meno. E ogni volta ho capito che non avrei potuto rinunciare al mio lavoro. Quando mi fermo, non sto più bene, divento nevrotica. Mi dicono che sono più bella adesso di quando ero giovane, e credo che sia vero, perché non mi vergogno più di andare in giro struccata. Mi piace credere a quello che mi ha detto un giorno un uomo che mi ha amato. Tu hai tutto intorno un'aura di giovinezza. L'avrai anche da vecchia. Mi piace crederlo. E mi chiedo a volte quanto dipenda da un mio innato modo di essere o di questa mia vita che ho costruito su un sano egoismo, dal fatto che non devo lavare i piatti o lucidare i pavimenti tutti i giorni. Sembrano sciocchezze, ma ogni donna sa che cosa intendo dire. Chissà. La terza età è uno dei nostri grandi problemi non risolti. Uno lavora, va in pensione e magari muore senza avere mai trovato un po' di tempo per se stesso. Mio padre se n'è andato un anno dopo aver smesso di faticare, come se fosse stato abbattuto da un male psicologico. Che cosa capiterà a me? A volte me lo chiedo. E penso che mi piacerebbe essere una vecchietta attiva, simpatica. È sempre curiosa, bellissima. A Milano da ragazza mi coloravo e mi bistravo tanto che quando arrivavo al bar Giamaica si stupivano perfino i pittori. Manzoni, Dova, Migneco, Recalcati mi avevano affibbiato un soprannome, l'occhio che vuole la sua parte. Riuscivo a far restare a bocca aperta perfino il mio innamorato, un fotografo. Per tanti anni la gente nel mio quartiere ha continuato a ricordarmi così. Quando chiedevano mie notizie alla mamma, l'esordio era sempre lo stesso. Quella matta la sta ben? Volevo essere unica, volevo essere diversa, anche a costo di sacrificare la mia giovinezza. Io ho ancora una casa a Milano. Ho bisogno dei miei navigli, del mio duomo con le sue guglie, perfino di quel grigio. Ti ricorda sempre che basta un po' di coraggio, che a volte basta volerle tanto le cose per averle e che perfino il dolore può essere un incentivo per emergere. La luce di Roma è più sfacciata, volgarmente sfacciata a volte, di una bellezza che può stordire. Quando sono arrivata da ragazza abitavo non lontano da questo quartiere alle spalle di Piazza Navona, ma in un buco. Vivevo in una stanzetta mobiliata. L'arredamento era fatto da una branda, da un tavolino e un fornelletto, dove mi cucinavo le mie cose comprate al mercato, quando non saltavo il pasto. Ma avevo un'energia incredibile. Lavoravo di giorno su qualche set cinematografico, la sera a teatro, e dopo il teatro andavo ancora a ballare. Adrenalina? Tanta. Cocaina? Mai. Era tutta energia mia, la trovavo e ritrovavo sempre, tutta, dentro di me. Da questo terrazzino vedo ancora quel buco dove abitavo allora. Mi piace guardarlo, per ricordare con quanta fatica ho conquistato questa terrazza, che è la prima tappa delle rondini quando partono da Castel Sant'Angelo, non per dire sono ricca. Genova è una città dove mi sento amata. Ha una luce che subito quando arrivi magari non ti abbaglia come questa di Roma, ma poi ti entra dentro e ci resta. Per me il fascino è anche mistero. Mi prende interamente quando lo scopro io, non quando mi viene buttato in faccia. Proprio come l'erotismo, che non è quasi mai il nudo, ma un certo modo di invitare. Ed è un modo che ho scoperto
in certi giardini e cortili ombrosi di Genova, dietro la facciata dei suoi palazzi barocchi.